Questa sera in Joy Television a Milano per festeggiare non uno ma ben due compleanni. Il primo sono 7 anni di Lift, il secondo, ma non meno importante, il primo anno della F&G DJ Trade Italian Department. In console François Kevorkian, tanti auguri. Posso iniziare con buon compleanno? Grazie, grazie mille, grazie a tutti voi che per un anno ci avete supportato e sopportato da un certo punto di vista, e grazie a tutti quelli che come noi amano questo mondo e ci aiutano ad andare avanti per rendere tutti quanti felici alla fine. Agenzia come la FG, quanto difficile è? È tanto difficile, però io credo sia difficile, come è difficile lavorare in FG, credo sia difficile lavorare un po' dappertutto, anche perché questo purtroppo è un periodo, tra virgolette, di crisi. Noi cerchiamo di andare avanti cercando di portare a termine quelli che sono le nostre prerogative, cioè promuovere la musica, al di là di quelli che possano essere DJ che in realtà affrontano le serate. Come si dice, la musica non ha nome, quindi. Tu comunque hai a che fare con dei nomi importantissimi, Danny Tenaglia, François Kevorkian, Vega, chi più ne ha più ne metta. E ti dico, tante volte sai, rapportarsi con certi calibri non è semplice. Beh, sai, io posso ritenermi onorato e fortunato di lavorare con alcuni personaggi che hanno segnato diversi capitoli della storia di quello che stiamo facendo oggi. E alla fine, sì, è difficile, però nello stesso tempo ti dà quella cosa in più che ti spinge, proprio perché lavoriamo con questi personaggi, ad andare avanti e ad avere la convinzione che quello che facciamo va bene. Per un DJ di quel calibro quanto è importante avere dietro un'agenzia come la vostra? Ma sai, la FG è una famiglia e come tale tutti i DJ, Francesca, Nesi, Zenzo, io, ne facciamo parte e cerchiamo di portare avanti un progetto che comprende il divertimento di tutti. Di conseguenza è normale che un artista che arriva in Italia, ma come anche in Europa, ha bisogno di un supporto, ha bisogno di un sostegno, anche perché, cioè, immaginati te ad andare dall'altra parte del mondo a suonare per un altro tipo di pubblico, quindi è normale, noi siamo vicini, cerchiamo di metterli a loro agio e per far sì che si possano esprimere al 100% e fare un regalo alla gente che li segue, insomma. Invece di quelli che si improvvisano agenzie, cosa mi dici? In bocca al lupo. Credo che alla fine questo sia un mondo aperto a tutti. Certo, se sai fare il tuo lavoro in un certo modo, ottieni dei risultati. Se lo fai in un determinato modo, probabilmente ottieni altri risultati. Però va bene, fa parte, è il mercato e tutti, a tutti piacerebbe, voglio dire, credo, poi magari sono l'unico pazzo. Allora, io so che François sta per arrivare, per cui adesso ti lasciamo rilassare un pochino prima dei festeggiamenti ufficiali, però voglio un saluto a tutti gli amici di Enjoy Television. Un saluto di tutto cuore agli amici di Enjoy Television, un saluto dalla FNG, un saluto dai nostri artisti, da François Kevorkian che sta per esibirsi, grazie per il supporto che ci avete dato quest'anno, spero di vedervi
sempre di più in futuro. Grazie a Enjoy Television, grazie a tutti quanti e come ho sempre detto, House for